Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Facciamo un applauso al nostro Paolo, il Paolo nazionale che in Belgio porta avanti la missione della localizzazione italiana. Sì, facciamo il possibile. Mi raccomando. Dai, su, non è così tragico. Va bene, allora, new entry degli Odoo Italia, io spero che tu sia presente anche nelle prossime edizioni e che continui a partecipare agli Sprint Code, perché chiaramente diciamo quello è un momento fondamentale proprio per riprendere il discorso di sinergia con cui ho aperto ieri la conferenza. Certamente, io spero che questa sinergia vada avanti, anzi ti ringrazio degli inviti. La porta di Odoo Italia è sempre aperta. E spero di riuscire a comunicare anche internamente quello che apprendiamo e sentiamo qui. Insomma. Perfetto. Buon lavoro. Grazie. Io sono Gatti Paolo, vi raggiungete qui. Se avete qualche mail di phishing da mandare, fate pure. Mi occupo della localizzazione della contabilità italiana. In generale sarebbe della localizzazione italiana. Però la maggior parte delle cose che ci sono localizzate sono contabilità, traduzione, queste cose. Volevo parlare di tutte queste cose, ma credo che andrò un po' a braccio e farò, dato anche tutto l'input che mi è arrivato dai partner e così, più un discorso generale prima e poi i dettagli li possiamo vedere anche in seguito in un altro momento. Non so se... Sì? Allora, questa è una slide che ho messo assieme con GIMP. Diciamo che riguarda l'effetto che ha avuto il cambio dei prezzi di Odoo nel recente periodo sul cloud. Nel momento in cui da vendere una singola app per utente si è passati a vendere tutte le app per utente, quello che vedete aumentare esponenzialmente è il numero di database aperti nel cloud. E il numero mi sembra che sia mantenuto, non è esploso ulteriormente, ma si è mantenuto alto. Cosa vuol dire? Che tutti quelli che prima provavano Odoo ci bazzicavano solo per fare una prova con una singola app, che ne so, marketing, che ne so, vendite, facevano magari un test, installavano solo un'applicazione, si sono ritrovati ad avere l'intera pletora di tutte le app di Odoo. E Odoo, come sapete, è forte per integrazione e semplicità. Non è tremendamente verticale in nessun campo, ma è fortemente orizzontale su tantissimi campi. È aperto, è modificabile, e chiunque può leggere sorgente dei moduli community, i partner possono interagire col codice Enterprise. Cosa vuol dire questo? Che c'è stata un'impennata di richieste da aziende medio-piccole laddove il costo di Odoo per tutte le app per pochi utenti ha un vantaggio veramente grande, quindi c'è stato un grosso aumento di valore per questo tipo di clienti che, quando parliamo di piccole e medie imprese in Italia, sappiamo che sono la maggior parte del mercato. Sono la maggior parte del mercato anche negli ERP, dove la situazione degli ERP conosciamo Zucchetti, conosciamo Sirio, conosciamo tante realtà alternative fatte di tanti prodotti messi assieme, Access, Script che di notte fanno cose, quando Odoo offre tutto questo fuori dalla scatola. Con la realtà italiana però sappiamo che OCA e Odoo Italia hanno avuto un ruolo importante nel portare Odoo proprio nel paese, colmando spesso tutte le mancanze di funzionalità che da casa madre è stato difficile implementare sin da subito. Quindi, soprattutto per quanto riguarda la contabilità, dove l'Italia ha una fiscalità importante, una normativa che cambia ogni giorno, non sono riusciti subito a coprire tutto. E le aziende che implementano Odoo come partner si sono ritrovate ad avere un vuoto che dovevano colmare in fretta, perché i loro clienti lo richiedevano. Laddove Odoo ha sempre avuto un approccio orientato al prodotto
E quindi queste cose stanno arrivando col tempo. Stanno arrivando adesso, perché adesso si sta aprendo un ufficio di Odoo in Italia e adesso si stanno creando le condizioni necessarie anche internamente di agenti di vendita, numero di sviluppatori, contatti con i partner, le condizioni giuste per entrare veramente nel mercato italiano. A novembre abbiamo condiviso. No? Sì? Ok? A novembre abbiamo condiviso tutta una serie di punti da implementare con Marcello e con tutta l'Italia, praticamente dal punto di vista funzionale. Questa lista is lagging behind, sta andando un po' a rilento per via di complicazioni tecniche dovute alla fatturazione elettronica che si porta dentro tutta la complicazione della contabilità italiana senza dirlo a nessuno. Sì, sì, è solo un export XML. Sì, sì, vedrai. Non lo è. Quindi ci ritroviamo in una posizione in cui i moduli di Odoo, neanche quelli enterprise, ma quelli community, si ritrovano a fare parte del lavoro che viene fatto dal modulo OCA. Questo è un grosso problema di cui stiamo discutendo, stiamo cercando di trovare soluzioni, sia perché ovviamente anche idealmente migrando tutto quello che c'è nell'OCA dentro Odoo, a parte la complessità, ma comunque ci sarebbero delle migrazioni da fare, dei dati di clienti esistenti che andrebbero portati inevitabilmente, ma ci sono anche delle coperture funzionali duplicate, ci sono modi di sviluppo diversi. Uno degli esempi più classici che mi fanno internamente è l'implementazione dei range che abbiamo visto nell'altro talk come modulo a sé stante per selezionare un range di dati in cui far vedere un report. In Odoo si vuole prima mostrare il report e poi far selezionare il range di dati perché è più intuitivo, è una modalità più diretta di... E quindi certe scelte della community, anche per via di una barriera di linguaggio, non sono state affrontate assieme, sono state sviluppate a parte. Questo è il momento di fare qualcosa. È il momento di metterci seriamente con entrambe le parti, e adesso vi spiegherò come, a lavorare per andare nella stessa direzione. Perché alla fine la fatturazione la dobbiamo fare tutti, tutti quelli che hanno contabilità fanno fatturazione, ma anche i piccoli negozi. E questo è il momento di mettere insieme gli sforzi e cercare di andare in una direzione unica. Anche perché ieri ho sentito, ma quando è che ci sono... avete intenzione di rallentare il ciclo di rilascio? Io a dicembre dell'anno scorso c'era Antonile Suis, capo di tutti i tecnici, sul palco che diceva io ho circa 3 anni che vorrei implementare rolling release. Quindi non c'è una versione stabile e si lavora solo in master, solo nell'ultimo codice disponibile. Quindi niente versione di moduli, niente versione. C'è solo l'ultimo codice. Ovviamente è una cosa che tecnicamente si porta dietro una serie di problemi, non è ancora stata fatta e non so se si farà a breve, anzi. Però diciamo che attendere quello che si vuole fare è cercare di stare sempre sulla breccia. Cosa che ovviamente la community ha problema a fare perché ha supporto per utenti esistenti, lavora a progetto più che a prodotto. Giustamente ha dei clienti, alcuni hanno anche dei prodotti per carità, però hanno bisogno di un software stabile su cui poi basare la propria esperienza, basare il proprio prodotto, basare i propri moduli. Questo va un po' a cozzare e dovremmo riuscire a cercare di far andare insieme le due esigenze. Un'esigenza di rapidità di aggiornamento, con un'esigenza di stabilità, con un'esigenza anche di mettere assieme requisiti che devono andare di pari passo. Non è possibile, ad esempio, che io abbia visto, quando sono entrato, la prima cosa che ho notato è che il codice fiscale per noi è un attributo della fatturazione, quando è praticamente la base di ogni azienda, il codice fiscale, in contabilità, quando in OCA c'è un modulo solo per il campo, su cui si basano tutti gli altri moduli. Quindi questo tipo di cose sono difficili da mettere insieme, ma andrà fatto. Da parte nostra, il mio PO mi ha detto non mi scavalcare, non prendere contatti con questo o con quello per requisiti funzionali, fai passare tutto da me, perché se no non conosci bene il prodotto, non sai l'importanza di questo o di quello, le priorità non le conosci, rischiamo di fare macello. Quindi mi hanno chiesto per favore di far passare tutto tramite sales, tramite partner manager, tramite analisti che aprono feedback al project, product owner
che gestisce tutti questi requisiti e cerca di far quadrare le cose. Non sempre il rapporto è facile, non sempre le risposte sono immediate, non sempre, ma facciamo il possibile. Adesso con l'apertura del nuovo ufficio questo flusso dovrebbe essere più regolare, più veloce e anche avere un'importanza interna per la localizzazione italiana rispetto a tutte le altre dove non c'è un ufficio, l'importanza dovrebbe salire di molto e quindi anche si spera l'ascolto e le risorse. Alcuni dei punti visti insieme sono stati messi in atto, tra cui il reverse charge esterno, la cassa previdenziale, e attiva e passiva e le ritenute da conto. Ritenute da conto che ci sono anche in OSIE. Per quanto riguarda ritenute e fondi pensione, sono state implementate come tasse, quindi con dei gruppi tassa che permettono di definire somme, sottosomme diverse e poi di vederle anche nella tree view. Qua vediamo invece la form con i risultati in XML. E sono state implementate come importi negativi di tassa, con un tipo ritenuta, con una causale di ritenuta e basate su cassa, perché la ritenuta va fatta quando si paga. Per quanto riguarda i fondi pensione c'è il tipo cassa previdenziale e anche il fatto che può o può non aumentare l'imponibile e si controlla tramite quel flag là, il 16 più. Collegamento fra fattura e ordine, quando si importa una fattura passiva tramite SDI, abbiamo fatto il collegamento per ora solo tramite nome, ma so che stanno lavorando, anzi hanno già mergiato e quindi dovrò adattarmi nel collegamento fra righe che entrano nella fattura passiva e righe del documento di acquisto. Quindi anche questo sarà in rilavorazione per aggiungere questo tipo di cose. Per ora c'è il link solamente col nome che riporta al documento e viene anche aggiunto nello smart button, di cui, e viceversa ovviamente. Split payment doveva essere una novità. Sono arrivato, ho mostrato un po' di documentazione al mio PO e Benjamin fa, sì, ma qua c'è scritto che il 30 giugno è che è possibile farlo solo fino al 30 giugno, poi l'Europa non lo vuole più. E hanno detto anche che è l'ultima volta che chiedono una proroga. Gli ho detto sì, 6 anni fa hanno chiesto una proroga. 3 anni fa hanno detto che non l'avrebbero più chiesta, ma poi l'hanno chiesto. Adesso dopo 3 anni siamo a maggio e a fine giugno scade. Ho parlato con qualcuno qui e mi dicono che ci sarà ancora poi, quindi immagino che ci sarà ancora. Però il mio PO mi ha detto, fino al 30 giugno tu non ci lavori più. E io ho detto, ok, ne riparleremo fra un mese. Come viene implementato con un gruppo di imposte? Una è l'IVA normale e l'altra è l'inverso dell'IVA. Perché come gruppo di imposte? Perché innanzitutto così posso farmi la posizione fiscale e aggiungere la dicitura richiesta. E secondo, perché così mi genera dei movimenti attivi e passivi nella stessa registrazione che mi permettono poi di andare a fare l'XML. Però tecnicamente la PR è ancora aperta, quindi la vedremo in seguito. Per quanto riguarda tutti gli invii a governo, quindi EDI, quello che viene detto è Electronic Document Interchange, quindi mandare verso il governo le fatture, in Italia fatturazione elettronica, si sta lavorando con tutti gli altri perché si è visto che mandarle automaticamente quando sono confermate non è esattamente quello che il cliente vuole. Il cliente vuole il controllo. Prima di mandare una cosa al governo, fammi controllare, fammela riconciliare, fammela manovrare. Quindi si è deciso di aggiungere la cosa per la Spagna, prima di tutto, per UBL, per un sacco di altre localizzazioni, di aggiungerla sull'invio. Quindi dopo la conferma c'è un momento di invio. E poi vengono asincronamente, in maniera automatica, asincrona, vengono poi mandate
all'Agenzia delle Entrate. Questo ancora per l'Italia non c'è. Prossimo, sottolineo che al momento il gruppo contabilità 2 anni fa era 10 persone e la localizzazione prendeva circa 2 persone. Poi sono state aggiunte altre 20 persone, e siamo una trentina. Una ventina di queste lavorano sulle localizzazioni, però le localizzazioni di tutto il mondo, quindi Kenya, Spagna, Francia, Belgio, Lussemburgo e così via. Il peso dei task italiani non è stato grandissimo fino adesso, perché i clienti ce n'erano pochi e quasi tutti indiretti, 70% dicevamo, nell'altro talk. Quindi immagino che aprendo un ufficio in Italia, come si farà nei prossimi mesi, il peso del mercato italiano cambierà, perché tante problematiche verranno internalizzate, tante responsabilità verranno internalizzate, ci sarà bisogno di un contabile italiano per sede, ci sarà bisogno di inserire la sede di Odoo in Odoo, e quindi tutti i nodi salteranno fuori, verranno al pettine. La roadmap comprende i punti seguenti di quelli che avevamo detto a novembre. Sta, secondo me, sia all'interno che all'esterno, a spingere per averli. Cioè, li vogliamo in 17, li vogliamo in 18, li vogliamo entro questa data, perché se no per noi è un problema. Questo deve passare tramite i canali e deve arrivare al PO come urgente. Il mercato italiano richiede queste cose, se no noi non vendiamo. In questo modo posso essere affiancato, si sviluppa di più, andiamo nella stessa direzione, vinciamo tutti. Perché vi ricordo tutti che c'è spazio per tutti, c'è spazio per sviluppare IA, c'è spazio per sviluppare IoT, cose che sicuramente Odoo Base fa fatica ad aggredire dal cloud, ma che, come abbiamo visto, è la vita e la quotidianità di tante persone qui. Quindi c'è spazio per tutti, non c'è bisogno di dire no, ma questo modulo qui lo vendiamo noi perché lo sappiamo fare, ci teniamo parte della... No, c'è spazio per tutti, tranquilli. Di quello che abbiamo sentito, ci sono tanti spunti interessanti che sono saltati fuori e che sicuramente la casa madre non vorrà implementare lei stessa per prima. Il mercato ce l'avete in mano voi. Fra quello che vediamo qui, c'è ieri ho ricevuto preghiere per un DDT su più ordini. Preghiere nel senso ginocchia, cose. Quindi mi sembra strano che non ci sia. Comunque, registri IVA, che per noi in realtà mi hanno detto, guarda, per noi sono dei report. Faccio fatica a credere che sia proprio solo un report, ma comunque va bene. Dichiarazione di intento, quella la si voleva lasciare a un modulo dell'OCA, però lì c'è sempre il discorso, modulo dell'OCA mi costringe a non avere il cloud, ad avere due Sage, con problemi del fatto che ha solo le versioni major, ha dei limiti sul tempi di esecuzione di download dei report, ha tutta una serie di problematiche. Quindi avere dei moduli che fanno conflitto fra community e fra Odoo community e OCA è sempre un problema, e essere costretti comunque al Odoo Sage richiede comunque più soldi. Quindi anche qui è da vedere cosa effettivamente è la candela, insomma, in gioco. Però la dichiarazione di intento, se uno ti fa fattura con dichiarazione di intento, tu sei costretto a mandarla. Quindi anche lì si potrà rivedere, insomma. Reverse charge esterno è stato fatto, e poi ci sono libro giornale, schede contabili, e poi la lista va avanti fino al 2200 come priorità, quindi è condivisa già con Odoo Italia, anzi, è condivisa da loro. Mi sa che il layout se n'è un po' andato, ma comunque ringrazio tutti e questo è. Grazie a te, Paolo. Dovrebbe essere il logo di Odoo Italia quello, vero? Intravedo il verdino del logo. Ok, allora vediamo se arrivano delle domande. Io nel frattempo un paio ce n'ho già di mio, cioè, vada.
Intanto hai comunicato che 30 sviluppatori servirebbero solo per la localizzazione italiana, cioè 30 più te, cioè tu ci devi essere più altri. Ho detto che 30 sono per tutto il mondo. Ok, invece servirebbero altri 30 solo per l'Italia. Guarda, se mi convinci, Fabien, a dire se, tu, Fabien, tu, e tu con me non ci parla volentieri. Ma neanche con me. No, scherzi a parte. Ok, andiamo avanti con le domande. Ritieni plausibile un percorso in cui a un certo punto, diciamo, c'è un'unione delle due localizzazioni in maniera tale che la mia preoccupazione è che ci si metta tutti nella condizione di garantire il dato del cliente, quindi lo storico che i clienti oggi hanno accumulato in L10N Italy di Oca, la nostra localizzazione, prima o poi dovrà andare sulla localizzazione scritta da Odoo Casa Madre, se diciamo la copertura funzionale sarà completa. Sì. Per cui noi dobbiamo metterci nelle condizioni di garantire il cliente che ha 15 anni, 10 anni di fatture, di DDT, quello che è. Quale percorso ritiene plausibile per poter arrivare a questo risultato? Non è una domanda facile. Ma io non ne faccio domande facili. Credo che il ramo internamente al momento è difficile che i miei colleghi installino i moduli SEA. Praticamente impossibile. Perché finora non lo fanno e quando li aprono dicono questa roba è troppo complessa. È complessa, lo so che è complessa. Non abbiamo conoscenze di dominio, si aprono wizard che non conosco, ci sono un sacco di modelli, un sacco di campi. È possibile? Sicuramente è possibile. Io non sono per dire di no, anzi, sicuramente lo sforzo dovrà venire molto dalla parte di OCA per quanto riguarda gli upgrade, perché come sapete per noi sono una delle fonti maggiori di denaro dalla parte closed source. Sì. Però non è detto che non si possa fare un percorso, per esempio partire da certi campi, veramente il codice fiscale è un modulo con dentro un campo, quindi sì. Quello si può sicuramente iniziare a portare, sarà un lavoro lungo di sforzo, però si può fare congiuntamente, perché no? Cioè il discorso qui diventa più di dialogo, sì? Nel senso che se noi continuiamo, diciamo, a condividere un percorso congiunto dove ci confrontiamo, facciamo gli sprint, condividiamo le PR e quant'altro, e poi magari cerchiamo in qualche modo di fare dei piccoli passettini, perché è chiaro che c'è una linea guida generale dove uno dice ma tu fai un modulo per un campo, può non avere senso, quando l'abbiamo fatto aveva senso, a tutto la senso, perché sì. Poi ci sono tutta una serie di dipendenze dietro che ci portano, no? Anche perché, come mi è stato detto, i moduli sono risultato di uno sforzo congiunto di aziende diverse, sì. E quindi tante cose sono nate anche per motivi storici molto frammentate, ed è giusto così. Ora è il momento di mettersi lì e dire ok, apriamo una PR su Odoo community e iniziamo a portare le nostre istanze. Quello che invito tutti a fare è spingere per usare gli strumenti di Odoo come azienda. IPO, i partner manager, sfruttateli, cercate di tirargli addosso tutto quello che potete, congiuntamente, nel senso in maniera collegiale, perché ovviamente star dietro a una persona che ti dice io ho 50 partner da parte mia, come ho 50 e più, adesso. Non so i numeri, ma una figura di riferimento come Odoo Italia sicuramente ha più peso che dire sono la singola persona, chiaro, anche le discussioni chiaro. Vengono fatte in un altro modo, però di usare gli strumenti dei feedback su IPO, di usare le PR su Odoo community e quindi di cercare di venire incontro ad Odoo di modo che Odoo riesca a venire incontro agli altri. Sicuramente adesso con l'apertura appunto di un ufficio italiano, con la presenza di molti italiani all'interno dell'azienda, cosa che prima non c'erano, erano tutti belgi. E questa è una realtà delle cose. Adesso si sta aprendo internazionalmente anche all'Italia, quindi il mio augurio è che nei prossimi mesi questo venga fatto chiaro anche internamente, che diventi una necessità interna. Dopodiché secondo me le cose verranno piano piano. L'importante è cercare di andare tutti nella stessa direzione, perché se iniziamo a remarci contro abbiamo finito. Io chiaro, internamente chiaro. Sto lottando tantissimo. Ma noi siamo ben consapevoli che questo è il percorso che dobbiamo fare, dobbiamo iniziare senza ostruzionismo, perché quello è solo un danno per tutti. Mi proietti le domande? Grazie Leo.
Nessuna? Tutti... No, non vedo il... Scioccati o addormentati? Ci sono, sicuro. Sì, ecco qua, si è impallato il gobbo. Comunque, nel frattempo, siccome io non mi fido di Marco Villari, la mia è una taglia L, la felpa. Beato te. Allora... Dunque, prima domanda, io lo sapevo che qualcuno l'avrebbe fatta questa domanda. Perché non usare come traccia quanto fatto dalla comunità italiana? Come ho detto internamente, già l'italiano è questa lingua sconosciuta. Secondo, installare i moduli OCA, la nostra CI/CD è molto efficiente, il runbot funziona molto bene, noi facciamo tutti i test sui nostri moduli e quando mettiamo in produzione lo facciamo su più versioni, con un sacco di forward port. E per noi è un grosso costo uscire dai canoni dello sviluppo su Odoo tradizionale, nel senso i nostri moduli di casa madre. È molto difficile per una persona che magari ha altro da fare, magari i suoi moduli, magari ha già tanti bug fix. Nel momento in cui c'è una persona che parla italiano, che si mette lì a fare la localizzazione italiana, dice, oh, ma guarda, ma qua ci sono 45 moduli già fatti che fanno esattamente quello che sto facendo io. Magari sarebbe dopo guardargli un'occhiata. Mi era stato risposto, oh, ma guarda, loro lo fanno in maniera talmente complessa che io non ci ho mai guardato. Perché non si prende spunto? Per questo motivo. Un altro esempio era che per la fatturazione italiana c'è un modello con tutti i campi della fatturazione nel back-end. Loro dicono, no, solo i campi che ci servono. Tutto al minimo, un campo sulla move line è un campo aggiunto in una localizzazione e tutte le altre localizzazioni ci possono chiedere un campo. È una cosa molto complessa per la scalabilità ed è una cosa molto complessa per anche solo la visualizzazione. Io ogni campo che aggiungo devo mostrarlo in un certo modo. Perché non è stato non si tiene conto? Principalmente per questione di attrito e fatica nel farlo, nel senso non c'è la cultura interna per mettersi lì e farlo. Non è che è questione di umiltà, pardon, questo non credo proprio. L'umiltà ci sarebbe anche, c'è molto attrito nel farlo, nel senso abbiamo scoperto solo a novembre che c'è il runbot italiano, che ci sono i video, che ci sono certe cose. Per esempio il Wizard Date Range, che pure è una cosa buona, è una modalità di interazione a cui gli sviluppatori interni di Odoo non sono abituati. E quindi questo è il motivo. Principalmente risorse, fatica, non conoscenza della lingua, non certo snobismo o pensare di sapere veramente tutto. È vero che molte volte mi sfidano, mi fanno le challenge su quello che dico che i partner hanno bisogno. Per esempio, sulla autofattura mi continuano a sfidare. Secondo me la autofattura non serve registrare quella attiva. Discussione aperta, ci sono 50 pareri, 70 contabili, io non so più che pesci prendere. Nel momento in cui la legislazione non è chiara e il mio PO mi dice, guarda, io ho letto qua, è chiaro, c'è scritto che non serve registrare la fattura attiva, facciamo così perché è più semplice, io devo andare da tutti quelli della comunità italiana e dirgli abbiamo scelto così. Non è una cosa semplice né per me né per gli altri, ma non dovrebbe passare dallo sviluppatore che si mette a via il codice, dovrebbe passare tramite gli altri canali. E questo lo sapevamo. Quindi questo è perché. Potete benissimo immaginare, avete le aziende anche voi, su come sono le dinamiche fra sviluppatori. Se c'è un bug da fissare, se c'è un feature che devi sviluppare, andarti a vedere il contributo di altri, leggere codice è più difficile che scriverlo. Quindi tante volte c'è resistenza a questo punto, una spinta per fare le cose più semplici possibili, un po' di incomprensione, un po' di sonnolenza ci sta anche, nel senso nel lavorare si fa fatica, un po' di... Però quello che è stato fatto dalla comunità italiana, tanto di cappello, ci sono tante cose utili, tante cose belle, tante cose scritte bene. Che poi i modi siano diversi, ok, però veramente ci si può mettere assieme. E io in prima persona lo farò, given time, data la possibilità, lo farò anch'io. Bene. Allora,
poi hai anche risposto alla domanda sull'autofatturazione a questo punto. Come, no, la domanda di Ciro Orselli non la leggo. Come vengono disegnati i casi d'uso? Sto scherzando. Come vengono disegnati i casi d'uso? Tipo fattura PA, dichiarazione di intento, eccetera. No, lo sappiamo. C'è scritto firmato Ciro Orselli. Appunto. Come vengono disegnati i casi d'uso? C'è il PO, Product Owner, che prende tutte le richieste degli analisti, le verifica con quello che trova della normativa, sente contabili o così, i contabili di fiducia per il mercato. E nel momento in cui c'è una discussione interna si prende una decisione e si va per quella strada lì. Se poi questa decisione non è quella ottimale e ci sono dei motivi per cui bisogna cambiare, bisogna di nuovo fare riferimento alla catena di feedback e dirlo. Questo è come vengono prese le decisioni funzionali. È un discorso semplicemente di PO, di priorità, di sentire quello che arriva da sales interne, esterne. Forse non c'è abbastanza ascolto, possiamo fare di meglio? Sicuramente, sicuramente. Siamo pronti a... L'importante è continuare a provarci. Sì, no, ma ribadisco, nei prossimi periodi ci saranno più persone, quindi... Bene. Più persone che parlano italiano, che sono sul mercato italiano, quindi... Andiamo avanti alle ultime domande. Allora, intanto la domanda di Ciro era come possiamo essere d'aiuto in questo processo molto importante. Ovviamente hai risposto prima, diciamo, andando a pingare un po' più in alto. Leggiamo quest'ultima perché così recuperiamo un po' di tempo. Un colpo al cerchio e uno alla botte. Odoo usa in outsourcing la forza lavoro di Odoo Italia, di fatto finanziandola, anziché assumere. La community si adatta alle specifiche e fa un refactoring totale per mettere a disposizione la conta anche in SaaS. No, non è proprio chiara. Non è proprio... La forza in outsourcing lavoro. Praticamente la community utilizzare la community è una proposta, diciamo che in pratica hai anche risposto a questo, perché di fatto diciamo c'è una cosa che devo dire, nel senso che la cultura di Odoo è quella di avere un team di sviluppo tutto là, tutto nello stesso posto. Si fanno le feste, si parla, si sta tutti insieme, ma si fanno le review l'uno all'altro, ma soprattutto c'è un lavoro di teamwork che non si vede dall'esterno, perché potete immaginare che tutta la mancanza di documentazione che avete nei reparti tecnici, tutte le rivoluzioni di codice da account invoice, non nominarlo, chart template che è cambiata ultimamente, report Alips nella 16, c'è un discorso interno molto molto forte che da fuori non si vede, tutto un lavoro di ognuno che fa le review all'altro e un certo tipo di cultura di scrittura del codice. Una volta mi hanno aperto 94 change request in una pagina di codice. Tutto questo lavoro dall'esterno non si vede. Perché? Perché viene fatto a Grand Rosière, là nel Brabante Vallone. Lassù. Quindi uno dei miei lavori è quello di cercare di fare da ponte questi mondi, perché tanto del lavoro non si vede. Quindi fare outsourcing è molto difficile, perché c'è un team molto coeso che tutti lavorano assieme per cercare di tenere assieme una realtà che è diventata molto grande, ma che nei modi è ancora un po' una startup. Si cambia. Abbiamo fatto team building in contabilità e hanno detto quali sono i vostri colori preferiti e i vostri superpoteri. 3 persone su 30 hanno detto che il loro superpotere è rompere cose. Cosa che in contabilità mi hanno detto che va molto per la maggiore. Quindi sì, muoversi velocemente, fare ogni tipo di rivoluzioni, quindi stabilità dei modelli, delle API, eccetera, più volte sono saltati. Ce ne rendiamo conto. E anche quello, il movimento così distruttivo è anche quello però che ci ha permesso di conquistare il mondo a livello di mercato. Poi a livello di potere mi piacerebbe, ma... Va bene. La nazione Odoo, un'altra volta. Ultima, ma il nome del PO lo possiamo sapere? È sempre lui? Il PO è sempre lui, ha detto però non... passate attraverso i canali, okay. Proprio perché se no okay. C'è l'intasamento. Grazie Paolo. Grazie a voi. Facciamogli ancora un bel applauso. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.